Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Dopo anni di lavoro è finalmente giunto il momento di Dawn, la sonda che andrà nella fascia degli asteroidi a studiare Vesta e poi Cerere, da poco promosso da asteroide a pianeta nano. A bordo uno strumento tutto italiano realizzato da un team di ricercatori dell'INAF e da ingegneri della Galileo Avionica. Responsabile del progetto la professoressa Angioletta Corradini. La sonda viene lanciata con un razzo nuovissimo perché ha un motore a ioni, ci vogliono più di 4 anni per arrivare a Vesta e altri 3 o 4 anni per arrivare a Cerere. Tutta la storia finirà nel 2017, quindi è una storia lunga. Allora il motore a ioni verrà veramente testato in un modo essenziale. E pensare che la missione Dawn ha rischiato di non partire mai. Lo scorso anno la missione Dawn fu cancellata per un errore della NASA che è costato poi il posto a Mary Cleave, che era la ex amministratrice delegata. E perché è stato un errore? Era un errore perché loro cancellavano, per risparmiare pochissimi soldi, cancellavano una missione già fatta. Noi avevamo investito molto anche dal punto di vista dell'immagine in questa missione, noi italiani, e quindi diciamo ci siamo sentiti profondamente offesi quando la NASA aveva deciso di cancellarla senza dare spiegazioni. Quindi abbiamo insistito, abbiamo anche contribuito a farla reinstallare ed è una delle prime volte in cui la NASA cambia idea. Per l'esplorazione planetaria è la prima volta e quindi i nostri colleghi americani in realtà sono affezionati a noi. Il pianeta Giove, noto per le sue strisce chiare e scure, sta cambiando aspetto. Nuove immagini ottenute dal telescopio spaziale Hubble rivelano che proprio la distribuzione a bande dei sistemi nuvolosi del gigante gassoso sta subendo vistose modifiche. Variazioni di questo genere erano state osservate anche in precedenza, ma mai con tanta accuratezza. Ci sono strisce chiare che diventano gradualmente più scure, assumendo una colorazione che tende al marrone. Si è anche venuta a formare una nuova striatura dall'aspetto serpeggiante. Le ragioni di tutto ciò non sono chiare. Si pensa che le strisce di nubi bianche si trovino nell'atmosfera ad altezze più elevate rispetto alle scure e che siano composte da ghiaccio di ammoniaca. Tuttavia, che cosa conferisca alle strisce scure il loro caratteristico colore marrone-rossastro resta una delle più grandi questioni irrisolte riguardanti lo studio di Giove. In ogni caso, questa è la prima volta che si dispone di dati tanto accurati ed è probabile che la risposta sia vicina. Su Marte è il tempo delle scelte. Il rover Opportunity deve calarsi dentro al cratere Victoria oppure no? Una volta iniziata la discesa, il piccolo veicolo potrebbe non essere più in grado di uscire, ma la NASA ritiene che studiare il fondo di questo grande cratere da impatto significhi raccogliere dati preziosissimi. Quindi Opportunity continuerà la sua esplorazione, anche se questa probabilmente sarà la sua ultima avventura. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.